Abbiamo con noi Santi Metauro, famoso commerciante di Roccolomera. Dopo 3 mesi di senso unico, cosa ci puoi dire? Ti posso dire solamente quello che pensiamo quasi tutti, anche se non si è d'accordo con il sindaco e con l'assessore Santisi, perché loro hanno fatto questa strategia. Dico, l'economia si vede che è molto fragile, perché l'economia l'hanno distrutta totalmente, non ti dico solo a un tratto, ma in tutto il tratto di Roccalumera. Ora si pensava e si diceva che c'era un discorso, che dopo 3 mesi bisognava fare un referendum, i 3 mesi scadono fra 3 giorni, dico, e ancora non si sta facendo niente. L'unica cosa che si deve fare è che si deve informare la cittadinanza, e dopo i 3 mesi, come loro avevano promesso, innanzitutto avevano promesso tante altre cose, avevano promesso il giovedì di 3 mesi fa che il senso unico si doveva fare lato lungomare da un lato, lato strada in un altro modo. La domenica, dopo che il sindaco ha parlato con tutti i commercianti, la domenica si è preferito fare sempre di testa loro, senza prendere in considerazione i commercianti. Basta andare in giro e vedere come siamo ridotti, il discorso è questo. Sono andati gli affari in questi mesi? C'è un calo del 30-40%, ma non da parte mia, da parte della maggior parte dei commercianti. Tutti quanti se ne vanno, addirittura il 1° maggio, tutti erano sul lungomare, uscivano dall'autostrada e andavano sul lungomare. Nessuno è andato sulla strada. Dico, sul lungomare sempre perennemente in difficoltà, perché è un lungomare che fa schifo, l'ho detto a loro, lo dico adesso, anzi addirittura adesso è più pericoloso ancora, perché i buchi sono ancora più visibili. Si è parlato, se ben ricordi, si è parlato di un discorso che si doveva fare un muro, che si doveva fare il lungomare, che si doveva fare quello, e poi alla fine è rimasto, è un discorso morto, il fatto del lungomare. E la tua proposta quale sarebbe? Innanzitutto, come si aggiusta questo lungomare ancora non si sa. La mia proposta è di ritornare di nuovo in tema su questo discorso del senso unico, perché è una cosa sbagliata, che non si prende ancora atto delle grosse difficoltà economiche che la cittadinanza sta subendo. Ma questo so che non interessa al sindaco, perché fra un anno se ne va, so che non interessa più a nessuno, ma noi commercianti ancora questo discorso, che non siamo pochi come si suol dire, siamo in molti. Allora, si deve fare, perché la promessa è stata fatta allora, che dopo 3 mesi il sindaco si è impegnato sia in televisione, sia sui giornali e sia con noi commercianti, che dopo 3 mesi si faceva un referendum serio, e che non è stato fatto, addirittura non se ne parla. C'è stata una piccola, come ben ricordi, un piccolo intervento del sindaco fatto nell'ultimo consiglio comunale, in pratica dicendo sì, va bene, stanno passando i 3 mesi, si farà il referendum, ma non se ne sta parlando. Cioè, non sarà una cosa che deve andare a morire, come il discorso del muro che si doveva fare per il lungomare, andrà a morire anche questa, anche perché i cittadini sono stanchi, anche perché i commercianti sono in una situazione con l'acqua alla gola, e lui questo lo deve capire. Ripeto, per me il sindaco ormai è arrivato in un momento che non gliene frega più niente, dice, io un altro anno me ne vado, non me ne frega niente, ma non può lasciare esattamente i commercianti con un piede dentro e un piede fuori, non può farlo, anzi deve mettergli una pezza, addirittura se era un sindaco come lo è stato per i primi 5 anni, se un sindaco ci chiamava tutti quanti e diceva, senti, vi è andata bene questo senso unico, faceva il sondaggio dopo questi 3 mesi, ci richiamava, ci diceva se avevamo delle proposte correttive, perché sai, può anche andare bene il senso unico, ma dice, dove sta il problema? No, nessuno ha posto questa domanda, se andava bene ai commercianti o non andava bene. È inutile dire tutti quanti parlano bene, tutti quanti parlano male. Le cose si fanno con un referendum, le cose si fanno con delle schede serie, legali, in un modo che le persone si convincono che sì, lo vogliono. Come può essere che la vecchietta, il cittadino vuole che il senso unico gli fa bene, ma anche a me farebbe bene avere la macchina sotto casa e che tutto circola. Però il sindaco deve capire che la maggior parte delle tasse si pagano i commercianti, la maggior parte delle persone pagano molto di meno, ma noi commercianti siamo quelli che paghiamo di più. Quindi è giusto pure che lui prenda in considerazione i commercianti. Non l'ha fatto adesso, non l'ha fatto 3 mesi fa, anzi ci ha preso in giro 3 mesi fa, perché 3 mesi fa ha parlato con noi dicendo, Santino, dicendo, Tizio, Caio, Sempronio, non ti preoccupare, le sue parole
ha detto che lui faceva il senso unico lato mare, il senso unico lato inverso della nazionale. Così non è stato, cioè da giovedì è passato 3 giorni, la domenica alla Filanda ha detto tutt'altre cose e poi ha fatto come ha detto lui di testa sua. E allora qua sono 3 le cose, non 2, sono 3 le cose. O lui ha qualche problema, nel senso che dimentica quello che dice in 3 giorni, dimentica quello che dice, o addirittura è sottoposto a stress dai suoi assessori, dai suoi consiglieri e non riesce più a fare il sindaco come dovrebbe farlo. La terza ipotesi è che gira e rigira, ci prende in giro e poi farà di testa sua, e tutte e 3 soluzioni non vanno bene. Non vanno bene, lui si deve confrontare specialmente con i commercianti, che sono quelle persone che pagano il triplo delle tasse dei semplici cittadini che hanno una casa. E non è giusto che noi dobbiamo andare a morire per colpa di un sindaco o di un assessore. Non è giusto. Quindi, ripeto e completiamo il discorso del senso unico. Lui adesso, come è giusto, perché se non lo farà, e allora sono cavoli amari, ma per tutti, perché significa che ci ha preso in giro per l'ennesima volta. I 3 mesi sono passati, non se ne parla, perché non se ne parla. Lui deve fare il referendum, ai cittadini sta bene, non sta bene, questo deve fare. Ma la prima cosa principale è che ci deve anche passare, non ti dico come passa casa per casa quando cerca voti, può passare anche casa per casa per dire, senti, com'è secondo te la cosa? Com'è andato questo sintonico in questi 3 mesi? E allora, dopodiché, seriamente, non quel referendum che diceva il 70% che andava bene, di cui 40 fotocopie li ho fatti solo io con la scritta sì. Quella è stata una farsa, e lo sanno tutti, perché se allora io sapevo che questa farsa poteva continuare avanti, invece di 40 fotocopie ne facevo 400, e diceva 800, l'80% non lo voleva, e vincevo automaticamente da solo. Quindi il sindaco deve finirla di prenderci in giro, ma non solo lui, anche gli assessori. E arrivando a questo punto, spero che non ci prenderà in giro anche il Presidente del Consiglio, perché una piccola parte di questa situazione è stata creata non solo dal sindaco o dall'assessore o dal Presidente del Consiglio, è stata creata internamente fra di loro, perché automaticamente sappiamo che c'è una frattura e una rottura fra di loro. Quindi a noi non interessano le beghe che hanno internamente, a noi interessa il lavoro di ogni persona. Come ha detto il Presidente della Repubblica ha detto, il lavoro è dignità, non si può calpestare una dignità delle persone e non si può calpestare la dignità di un commerciante, cosa che loro stanno facendo. Quindi il Presidente del Consiglio ha lanciato un ultimatum nell'ultimo Consiglio Comunale, e bene ha detto giustamente, ci sono i 3 mesi che sono passati, adesso bisogna fare il referendum. Io a questo zitto me la sono intuppata, tra virgolette, come si dice in siciliano, intuppata, e sono stato al palo, come io tanti commercianti. Ora lui deve fare il referendum, si va al comune, prende delle scatole, li, come si dice, li fa in un modo che sono sigillati, dopodiché ogni cittadino va a votare. Se vince il sì va bene, ha vinto il sì, se si fanno dei correttivi non sarà male, anche perché le tasse se le paga lui quest'anno, io l'acqua non la pago. La spazzatura non la pago, ma non perché non la voglio pagare, non la posso pagare. Che fa? Mi arresta? Che fa? Mi manda una cosa di Equitalia? Pazienza, sarò, non sarò né il primo e né l'ultimo che avrà una bolletta che non può pagare. Deve fare dei correttivi. Questo paese è stato, ma proprio in tutti i sensi, è stato diviso, cioè tra i cittadini e i commercianti. Non è stato preso in questo anno un serio provvedimento o una seria discussione in cui i commercianti hanno avuto la loro parola. Noi siamo andati a 390, noi abbiamo speso dei soldi, noi abbiamo scritto anche attraverso i siti, abbiamo avuto diversi incontri con il sindaco. Questo significa che ci ha preso in giro, continua a prenderci in giro, ma non può più andare oltre, anche se so che lui fra un anno non c'è più. E questo non significa che perché fra un anno non c'è più deve abbandonare il suo ruolo istituzionale, che è quello di un sindaco. Il sindaco deve anche dire è andato bene, non è andato bene. Dare stardaggine non serve a nessuno, soprattutto lo posso dire anche un abuso di potere, perché sai, dico non penalmente, un abuso di potere amministrativo, cioè nel senso che tu decidi di testa tua
di portare avanti una tua idea, poi se è sbagliata o può essere anche mezza sbagliata, la devi portare sempre avanti. Non va bene, specialmente se un sindaco, come si può, perché il sindaco dobbiamo dividere in due spezzoni, il sindaco dei primi 5 anni e il sindaco dei secondi 5 anni. Il sindaco dei primi 5 anni, niente da dire, il sindaco dei secondi 5 anni, tutto lo dimostra il fatto che i consiglieri ce li ha contro, il presidente del consiglio ce li ha contro, il vicepresidente del consiglio se n'è andato, cioè questo è già una cosa visibile a tutto il paese, che la spaccatura c'è. Ma lui non può andare avanti sempre da solo, la nave non può portarla da solo, il timone sì, lo porta lui, ma c'è quello che ha bisogno dell'albero motore, c'è quello che deve mettere a posto i motori, c'è quello che deve stare attento dalla prua se c'è terra o non c'è terra, questo deve essere, cioè da solo può portare avanti il timone, ma ha bisogno sempre delle persone a cercare, cosa che lui li ha eliminati a uno, allora se vuole fare il sindaco da solo lo faccia. Se i commercianti già non hanno soldi per questi debiti che non vengono approvati e si parla sempre avanti, poi la colpa è del presidente, la colpa è dei consiglieri, la colpa è dell'assessore, la colpa gira sempre degli altri, ma non possiamo accostare noi per colpa sua o per colpa loro, perché sai, noi dobbiamo anche essere, come si suol dire, delle persone che dobbiamo dimostrare alla gente che li abbiamo votati tutti, perciò la colpa per me ce li hanno tutti, nessuno escluso. Quindi, concludendo, io dico questo, che in questi 3 mesi sono passati, l'economia del paese è andata, come si vede, rallentandosi, oltre alla crisi, perché la crisi c'è, non lo mettiamo in dubbio, la crisi economica c'è, però dare un colpo alla fragile economia mettendo ed istituendo un senso unico che non serve a nessuno, io dico e propongo, come quello che abbiamo già parlato attraverso altri commercianti, o di aggiustare questo senso unico dicendo senso unico sotto e poi sono applicati anche dal lato di sopra, come giustamente lo vuole fare anche Nizza, perché anche a Nizza se ne sta parlando di questa situazione qua, o addirittura fare dei correttivi, facciamolo 3 mesi solamente d'estate quando c'è confusione, ma l'inverno lasciamolo libero. Lasciamolo, e la cosa principale è sempre quella, aggiustare il lungomare. Nel lungomare un po' ci scapperà il morto e la colpa sarà sicuramente del sindaco e di chi ha istituito questo senso unico. Va bene, tutto il resto non si discute.